potete vedere e sentire, siamo in macchina e stiamo sentite questo rumore assurdo perché sono con la macchina di mia mamma, perché mi ha chiesto di, io dovevo scendere giù a Chivasso e mi ha chiesto di prendere la sua macchina che così gli facevo il gasolio. Se sentite questo rumore è praticamente perché ha messo le gomme invernali, no? Già da novembre, solo che non si capisce quale una delle due ruote davanti è stata messa male e quindi fa questo rumore assurdo. Adesso mio papà non lo so, non c'è mai tempo per guardarla sta macchina e quindi portate pazienza. Sente sempre accroccate sul cruscotto della macchina in modo anche alquanto precario perché non è un cruscotto normale come tutti gli altri. Questo se faccio una manovra destra o sinistra mi cascate giù. Quindi vabbè. E niente, allora oggi è venerdì 9 dicembre, quindi ieri è stata l'Immacolata. Colgo l'occasione per farvi gli auguri, tantissimi auguri. Ieri non ho vloggato niente, non ho girato nulla, semplicemente perché tra un po' finché ci siamo svegliati, colazione, bla bla bla. Poi sinceramente mi sono messa a fare le pulizie, perché noi comunque l'albero l'abbiamo già fatto, l'abbiamo fatto due. Quindi voi lo sapete già, avete già visto il vlog, sapete che ho già fatto l'albero. Quindi sinceramente non avevo esattamente cosa registrare. Poi sinceramente doveva venire a casa nostra una collega di mia mamma a trovarci, però ci ha chiamato ieri e ha detto che non veniva più, che sarebbe venuta oggi pomeriggio a prendere il caffè con i bambini, vabbè. E niente, quindi tra poi niente, sono andata a farmi la doccia. Erano 2 giorni che cercavo di lavarmi, non riuscivo mai ad arrivare a fare questa benedetta doccia, però ce l'ho fatta. Ora sono bella e che pulita. E niente, allora sono già le 10:40, è già tardissimo. Già sono uscita in ritardo, dovevo uscire alle 10, sono uscita alle 10:15. Poi sono andata a passare in banca a prelevare del contante perché, come ho detto, devo fare gasolio alla macchina e devo fare la spesa. E solo che una parte della spesa la faccio a Lidl e lì mi capita perché lo stanno ristrutturando, si stanno ampliando, vabbè, cacchi loro. Però sta di fatto che ogni tanto il circuito del bancomat non funziona, quindi se rischi che vai lì senza contanti e rischi di dover lasciare la spesa là perché non hai come pagarla. Poi stessa cosa col gasolio. Ah, che anche devo fare gasolio e quindi anche lì ogni tanto il bancomat non va. Io provo sempre a pagare col bancomat, vediamo se va col bancomat bene. Poi vediamo un po' che cosa posso dire ancora. Nulla di che, sinceramente oggi già il 9, quando ho realizzato che ancora non ho fatto nessun regalo di Natale, sono entrata un attimino nel panico. Fatemi sapere voi che regali fate. Avete già fatto i regali? Sapete già cosa fare? Io sono un po' in alto mare perché sinceramente allora a Marco gli servono cose da vestire e il telefono che lo sta abbandonando. Però roba da vestire so che gliele compra già mia mamma, gliele compra sua mamma e quindi opterei per il telefono. Anche perché comunque Marco sì, vuole il telefono, ma ne vuole uno da 100 euro. Lui non gliene frega niente, basta che funzioni, che può parlare, mandare 2 messaggi, che ci abbia Facebook, perché lui l'unica cosa che ha è Facebook e WhatsApp, ma solo perché, non perché. Attenzione. Ah, siete lì immobili, sembra che vi ho incollato là. Vabbè. Visto che lui usa al massimo Facebook e WhatsApp, ma di solito perché non è che lo usa lui, è che magari gli mando io le foto, se no a lui non gliene frega proprio niente. Quindi proprio giusto un telefono del cavolo. Pensavo magari anche proprio un Samsung semplice, semplice, adesso vediamo. E quindi a lui in teoria gli dovrei prendere.
telefono, almeno che non salta fuori qualcos'altro, sono col telefono. Poi ho mia mamma so già cosa prendergli, vuole una borsa della Carpisa, che l'ha vista che gli piaceva troppo, però mia mamma è un'eterna indecisa, quando si deve, cioè compra le cose per tutti, quando deve comprare qualcosa per lei gli sembra sempre troppo caro e non la prende mai. Poi però arriva a casa e si pente, dice però me lo potevo prendere, però mamma, cioè, noi ti diciamo sì, vai, prendi, fai quello che vuoi, però tu non lo fai, poi arrivi a casa e ci fai una testa tanta perché ci hai ripensato che lo volevi. E quindi niente, questa cosa è già dal mio compleanno, quando siamo andati a comprare il mio regalo aveva visto questa borsa, però alla fine non si era decisa, non se l'era comprata, quindi per mamma gli compriamo una bella borsa. E così siamo a posto. E poi mi rimangono tutti gli altri. La mia suocera è quella più difficoltosa, perché veramente c'ha tutto e di più. Non so veramente cosa potergli regalare, perché vestiti e i gusti un po' difficili, quindi io non mi impiccio. E cose per la casa c'ha veramente di tutto e di più. E già due Natali, il Natale scorso, il Natale ancora prima, sempre roba per la casa li avevo comprato, e quindi no, basta, mi rifiuto. E poi mia cognata, allora ho visto che si è comprata il braccialino, quello della Pandora, però non c'è nessun ciondolo, quindi sinceramente pensavo di andare a prendergli un ciondolo. Adesso io non ho idea di quanto costino sti cacchio di ciondoli, perché se ha un prezzo sui 40-50 euro gli piglio solo quello e sta giusta. Se invece costa sui 30 euro, poi devo trovargli qualcos'altro da abbinargli al regalo, perché sennò sembra troppo poco. Al ragazzo di mia cognata, come tutti i Natali, prenderò, sapete, quei set da uomo, tipo dopo barba, deodorante, quelle cose là, così vado sul sicuro, non mi spreco tanto. Poi mi rimane mio papà. Un altro dilemma pure lui, perché tanto mia mamma gli piglierà cose da vestire. Non lo so, mio papà. Andiamo in crisi. E niente, poi rimane la Bella. La Bellina gli volevo prendere un cappottino nuovo, un bel piumino pesantuccio, anche se ci spendo 30 euro, va bene, una volta si può fare. E per Diana niente, io ho già preso tutto, ho preso tutti i regali, li ho incartati. Adesso suo padre gli vuole solo prendere il vestitino di Natale, quindi niente, andrò alla ricerca del vestito di Natale. E poi basta. Ah no, aspettate, che poi rimangono gli amici. Agli amici sinceramente io pensavo di regalare quei portachiavi dove si mettono la foto. Devo andare da un fotografo con una foto, la vesto di rosso di Natale, faccio fare quei portachiavi, solo che facendomi un conto tra amici e parenti, perché giusto un pensierino, sto coso mi sembra che viene a costare intorno ai 5 euro, a me me ne servono una 10-12, quindi fatevi un po' voi il calcolo di quanto mi viene a costare. E dannati parenti. E niente, vabbè dai, sono qua già 10 minuti che parlo, quindi mi sembra anche ora di stoppare un po', che dite? Allora ragazzi, la spesa lì l'abbiamo fatta, adesso poi vi faccio vedere bene il risultato. Allora, questo è il carrello con tutta la roba, ho comprato un sacco di cose, avevo comprato un sacco di cose in più, tipo tutti questi dolci li devo spedire a mia nonna, quindi non fa tanto testo, però poi questa è la prima spesa, poi adesso dobbiamo andare al Carrefour a comprare la carne. E anche la spesa al Carrefour l'abbiamo fatta. E questo qua è tutto ciò che abbiamo comprato. Allora, buonasera. Ebbene sì, ormai è buonasera perché sono già le 6:30. Qua c'è sempre Masha, che adesso la spegniamo subito, perché mia mamma con Diana sono già uscite. E io come al solito sono rimasta con i lavori di casa. Devo passare l'aspirapolvere, come sempre, immancabile il mio aspirapolvere,
Devo apparecchiare il tavolo e fare qualcosa da mangiare. L'unica cosa è il problema. Come cacchio parlo? L'unico problema è che non ho idea di che cosa fare da mangiare stasera. Ed è un vero problema perché io oggi ho fatto una bella spesa in due supermercati. Ho speso più di 150 euro tra una balla e l'altra. E non ho idea di che cosa fare da mangiare. Mi sa che è stata una spesa alquanto inutile. Però qualcosa facciamo, qualcosa farò. Niente, allora non ho più girato niente perché sono arrivata a casa, ormai era già l'una. Niente, ho mai mangiato, ci siamo riposati un'oretta, cioè, ma io sono guardata mezzo film perché poi è arrivata una collega di mia mamma con i bambini che sono stati fino a 10 minuti fa. Infatti sono andati via loro, adesso ne approfitto per mettere un po' a posto, che qua i bimbi hanno giocato. Mia mamma è corsa in fretta prima che sono le 7 ormai meno 20. 25. Prima che chiudesse il negozio dove andiamo a prendere i croccantini per Bella, perché Bella è viziata. Tra l'altro è qua per terra. Adesso vediamo se riesco a farvela vedere. Profe dorme. Eccola. Sta facendo la nanna, povero cane. L'hanno sfinito i bambini. E niente, mia mamma è andata a prendere i croccantini per lei perché mangia solo un tipo di croccantini. Gli altri gli fanno schifo. Pure questa è una. Abbiamo un cane viziato e non ci bastava Diana, abbiamo anche Bella viziata. E quindi è andata a prendere questi croccantini perché sennò stasera non c'ha cosa mangiare. Cioè, mangia, però non ha i croccantini da mangiare. Qualcosa di dargli da mangiare trovavo io, però insomma, lei ha becchiato questi croccantini e vabbè. Non so che altro dirvi, boh, questo è il motivo per cui non ho più filmato niente. Infatti mi sa che questo Vlogmas c'ha ben poco di natalizio. Se non, alla fine ho comprato i regali per mia nonna, ma ho comprato i dolci, caffè, insomma dei prodotti tipici. E da mandare, gli facciamo un pacco e glielo spediamo per Natale, glielo spediamo il 17. E quindi niente, solo quello ho avuto di natalizio. Qua dietro c'è il mio bel alberello. Ciao alberello! Niente, qua in mezzo vedete c'è la pallina con la foto di Diana. Che bella, quella me l'aveva regalata l'anno scorso mia cognata per Natale. Non ho idea di quanto l'abbia pagata, ma vedete che bella che è. Il faccino della principessa. E vabbè, niente, io mi metto qua a fare qualcosa e poi si vedrà. Allora, di là ho pulito. Adesso ci tocca apparecchiare. Io inizio un po' ad apparecchiare, poi non si sa ancora che cavolo si mangia. Ma questi sono dettagli. Non è che mi sento stanca, però boh, è volata sta giornata, 2 giorni, non me ne sono neanche accorta, sono le 7 di sera e io ancora non so com'è che ha fatto a passare sta giornata, è tutto un gran mistero. Aspettate che vi allontano un po', adesso ho ripreso sinceramente a registrare un pochino con il telefono perché la videocamera è attaccata al cavalletto, quindi o vado in giro col cavalletto dovrei staccare la videocamera e non ne ho proprio tanta voglia. E con la fotocamera invece avete notato anche voi che c'è sempre un brusio di sottofondo, che io non capisco a cosa è dovuto, non riesco a... Ho provato a cambiare delle impostazioni, togliere il volume, metti volume, insomma non lo so. No, sta di fatto che non sono riuscita ad aggiustarla e quindi mi scoccia un po' perché voi vedete questi filmati con tutto un brusio di sottofondo che in realtà non c'è. E quindi niente, sono ritornata al telefono, anche se ho il telefono, se mi muovo troppo in fretta viene tutto sfocato, però non ci posso fare niente finché non cambio il telefono, che è la cosa più probabile, visto che questo telefono mi dà anche altri problemi. È più probabile che io cambi il telefono piuttosto che prenda una macchina fotografica nuova. Però
Anche perché se mai dovessi comprare una nuova macchina fotografica, volevo comprare qualcosa di un po' più decente. E quindi per ora non ce lo possiamo assolutamente permettere, quindi niente da fare. E niente. Che altro vi posso dire? Boh. Non so veramente cos'altro raccontarvi. Una giornata fredda, c'è stato il sole oggi, bello, però freddo. Infatti, c'ho tipo il freddo nelle ossa. Intanto mi viene qualche brivido, sembra tipo qualcuno che mi dia la scossa, ma non è il caso. E niente, adesso finisco di apparecchiare qua. Mettiamo i bicchieri, va? Posate. E poi vediamo che cosa mangiare. Vediamo. Appena decido, vi aggiorno pure a voi, promesso. Promesso che vi aggiorno pure a voi. Oh, signor, signore. Ah, una cosa, per quelli che hanno visto il vlog prima, che io so che magari ci sono alcune di voi che sono italiane, che mi stanno seguendo. Che così per curiosità, no? Anche quando registro un video, un vlog in rumeno, vanno lo stesso a guardarselo. E io sinceramente sono molto contenta di questa cosa qua perché vogliono è come se volessero conoscere, vorreste conoscere anche questo lato qua di me. Sono contenta se l'avete fatto. Se non l'avete fatto, io vi invito a farlo perché nel vlog scorso siamo andata con mia cognata a vedere la casa di Babbo Natale e ci sono dei pezzi in cui dei dialoghi, insomma, che parlo con mia cognata che sono in italiano, quindi maggiormente magari capite qualcosa. Perché stavo dicendo quello? Ah, sì, perché scusate, perché alcune di voi sono andate a vedere, vanno a vedere i vlog in lingua rumena. E nel vlog scorso mi hanno chiesto che noi abbiamo aperto, vi ho fatto vedere che eravamo di là in salotto dove c'era l'albero di Natale e gli hanno aperto dei regali. Perché da noi il 6 di dicembre, sì, il 6. 6? 6 o 5? Dio, non me lo ricordo più. Mi sembra il 6 di dicembre, sì, il 6, si festeggia, noi festeggiamo San Nicola e da noi praticamente San Nicola porta i doni ai bambini, i dolci, i vestiti e i giocattoli. E la storia è un pochino più complessa e nasce una tradizione che nasce dalla Russia, mi sembra, se non sbaglio, non voglio dire una cazzata, ma mi sembra di sì perché San Nicola era russo. E da noi è un santo che praticamente apre le feste, apre il Natale, apre l'inverno, insomma, dal benvenuto all'inverno. E quindi niente, noi io festeggiamo sia San Nicola, perché comunque è una mia tradizione, diciamo così, del mio paese, voglio che Diana abbia qualcosa anche del mio paese, e così come festeggiamo anche la Befana, cosa che invece noi rumeni nel nostro paese la Befana non sappiamo che cos'è, chi è, non si festeggia, ecco. Quindi diciamo che Diana è doppiamente fortunata perché festeggia sia San Nicola che la Befana. Ecco. Allora, la mia banda è tornata a casa, adesso andiamo a vedere cosa fanno. Oh, lo sei capace. Mettila, metti. Fammi vedere, sei capace a metterti il gilet? Dai, fammi vedere. Cucù, dov'è Diana? Troppo concentrata. Benissimo. Brava, brava, è riuscita a mettersela dal collo. Ficcato la testa dentro la manica. Oh oh, dov'è Diana? Oh oh.
Ma me lo dici come ti chiami tu? Nonna se ne va, mi ha fumato una sigaretta. Ecco. Ma me lo dici, amore, come ti chiami? Come ti chiami? Diana. Diana, Hai visto? bravissima! Va bene, amore, esercizio. Bravissima, amore. Ti chiami Diana? Nonna adesso va fuori a fumare. Che abbiamo bella. Com'è che ti chiami tu? Diana, bravissima. Bravissima. Mamma gli tremano le mani, sembra che c'ha il Parkinson lì, come cacchio si chiama? Che bello quel gelettino, chi te l'ha fatto la bisnonna? Te l'ha fatto la bisnonna quello? Che bello, che bordeaux. Come va di moda quest'anno, mamma mia. Oggi come copertina? Riesci a mettertelo? Fammi vedere se sei capace a... Fammi vedere se sei capace a metterlo. Diana, ma il lupo come fa? Bravissima. E la mucca? E la papera? Come fa la papera? Come fa? Quacqua, bravissimo, amore mio. Quacqua. E l'asinello? Oh, bravo, amore mio. E il cane? Come fa il cane? Come fa Bella? Come fa? Come fa il cane, amore? Sì, così si chiama, ma come fa? Com'è il verso che fa il cane? Fa bau bau. Come fa il cane? Cucù! E il gatto? Miau, bravissima. Davvero? Che brava che è la mia bimba. Bella! Alla fine ho optato per qualcosa di semplice e indolore. Petto di pollo impanato e patatine fritte. Buongiorno. Scusatemi. Ebbene sì, è già il giorno dopo. Ieri sera non sono più riuscita a chiudere il vlog. Che avevo intenzione di chiuderlo una volta che Diana si fosse addormentata, anche perché speravo che Diana si addormentasse al massimo per le 10, 10 e mezza, visto che il pomeriggio aveva dormito sino 40 minuti. Però naturalmente così non è stato, mi sono fatte le 10, 10 e mezza, le 11 e mezza, e lì da qualche parte tra le 11 e mezza e mezzanotte si è addormentata e devo dire che ho spento la TV e mi sono addormentata anch'io. Giusto per quelli che chiedevano, con l'arrivo della bambina la tua vita è cambiata. Sì, il mio venerdì sera è così. Cercare di addormentare Diana con Masha e Orso e poi crollare dal sonno, non uscire per fare una mazza, anche perché mi ero proposta di caricare un video sul canale. Intanto che si caricava quello, ne avrei dovuto montare un altro. E sinceramente mi sarei dovuta. Ho in mente praticamente un sacco di video da fare, video tag, video dove vi parlo semplicemente, non vlog o video haul, diciamo, altre tipologie di video volevo farne, e ce ne sono veramente tante, ma non ho mai il tempo. Scusate la voce, ma veramente mi sono svegliata mezz'ora fa, infatti anche la faccia è tutta così com'è, perdonatemi. Sì, amore. Lei è qua di fianco a me che sta bisticciando col cibo. Sì, mangia. Che vuoi? Questo? Bustina del tè. Io oggi faccio colazione con un po' di tè verde caldo e i biscottini. Questi qua sono della Mulino Bianco e Tarallucci.
Niente, quindi alla fine ieri sera non ho più chiuso il vlog, non ho finito di non ho montato il video, non mi sono scritta i miei appunti che avevo in mente, non ho fatto niente, sono vergognosamente crollata nel sonno, nell'abbiocco. E niente, adesso facciamo colazione, ormai sono già le 10, ho svegliati mezz'ora fa più o meno, scusate. Faccio colazione, poi vado a lavarmi la faccia, darmela sistemata. E niente, oggi non farò niente di che, quindi infatti penso che non registrerò nulla. Vediamo domenica, perché oggi è sabato, vediamo domani, domenica. Penso che il pomeriggio andremo a iniziare a comprare un po' di regali di Natale, perché sennò arriviamo sempre all'ultimo. Non è cosa. E niente, che altro vi posso dire? Tutto qua. Non so adesso più, non mi ricordo neanche più bene che cosa ho registrato ieri, quindi non so che razza di video sia uscito. Boh, questo è quanto. Non ho fatto un sogno bruttissimo stamattina. So che l'ho fatto stamattina perché mi sono svegliata, ho sentito mio papà che andava via alle 6:30. E mi sono svegliata, no? Poi mi sono riaddormentata e quando mi sono svegliata adesso con lei ho sognato tipo che mi portavano via Diana, cioè una cosa del genere, no? Cioè me la rapivano, tipo degli stranieri, non lo so, venivano degli orientali, asiatici, non so che cacchio erano. Venivano, la rapivano, io avevo a che fare con una signora, una cicciona che non mi faceva entrare dentro il palazzo. Oh, che sogno. Ok, mi sono svegliata. Cara, ho il patema d'animo. Oddio. Vabbè, solo io posso fare sogni così. Mi ricordo che ero tipo arrabbiatissima con Marco perché era compito suo sorvegliarla e stava calmo, come se niente fosse, faceva cacchio. Ti hanno rapito la bambina, tu sei qua a fregartene. Brutti, brutti sogni. Vabbè. Stai facendo pasticciona. Ragazze, ciao ciao, ci vediamo molto presto con un nuovo video.